Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Argentina e Bosnia Erzegovina. Ciao a tutti da Fabio Caressa, insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Ed è arrivato il momento dell'inno nazionale. Argentino risuona nello stadio. La partita è iniziata. Messi riceve un pallone interessante. C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bella apertura. La mette sulla sinistra. La butta in mezzo. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ecco il loro primo tiro in porta di oggi. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza, non stavolta però. Fazio con l'intercetto. Messi la gioca a sinistra. C'è la palla lunga in avanti. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca la profondità. Tega il duro ma efficace. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Spajic. Palla in avanti verso il compagno. E intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. La mette in avanti. Messi. Si libera la grande, ci prova, il portiere c'è. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Messi? Non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Prova il filtrante. Tenta la conclusione. Passaggio in avanti. Messi la mette sulla sinistra. Prova a fare tutto da solo. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Occhio, può andare. Ottimo disimpegno, lo spazza via. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova a verticalizzare. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova a saltare il centrocampo.
Arriva Agüero. Agüero non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Mascherano prova a crossare dalla tre quarti. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. La difesa riesce ad allontanare. Prova un traversone dalla tre quarti. Pjanic effettua un traversone dalla tre quarti. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Dzeko. Gioca una palla lunga, cerca l'uomo là davanti. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Kolasniak. Pallone morbido verso la fascia. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Appoggia il pallone largo con eleganza. Messi. Lungo passaggio in avanti. Fazio riconquista la palla. Tocco morbido, pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Nessun gol finora. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Messi. Attenzione, se ne va. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. E rinvio arriva direttamente a lui. Arriva Agüero. Tocco preciso. C'è spazio per calciare. La butta in mezzo. Prova la giocata nello spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Otamendi. Mascherano. E ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Hanno tenuto a lungo la palla, forse anche troppo. Alla fine gli avversari sono riusciti a interrompere l'azione. Effettua un cross dalla tre quarti. Lulic prova il cross in aria. Dzeko! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. Pjanic, di forza. Cerca spazio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Prova a metterla subito in aria. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Lulic. Prova il traversone. Credo però che ci sia fuori gioco, se è così.
Kolasinac la gioca in profondità. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Palla in avanti verso il compagno. Messi. Ottima progressione, palla al piede. Messi! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. Mascherano prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Agüero prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Sulla destra. Kolasinac la mette in mezzo da lontano. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Dzeko riceve in ottima posizione. Prova un traversone dalla tre quarti. C'è Messi. Messi! E questa è un'altra grandissima parata. Ha avuto grandi riflessi, una parata eccezionale. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. La mette in avanti. Vuole la profondità. Traversone poco preciso. Messi. Agüero. Allarga il gioco sulle fasce. Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Mascherano effettua un traversone dalla tre quarti. Passaggio sulla destra. La Bosnia e Erzegovina ringrazia, e certo gli avversari hanno fatto tutto da soli. Ma non ho ben capito cosa sia successo, sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione, agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così. Begovic riesce ad allontanare. La Bosnia e Erzegovina sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, soprattutto in attacco. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio, grazie ai movimenti ampi degli attaccanti. E il primo tempo finisce qui. Grande merito di questo 0-0 e del portiere, che è stato ripetutamente impegnato ma è riuscito a parare qualsiasi pallone passasse dalle sue parti. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol. E che così il risultato si sblocchi. E si ricomincia a giocare. L'Argentina ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Sicuro qui l'intervento del portiere. Passaggio in avanti. Paolo Dybala. Lulic la mette in mezzo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Dzeko ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Pjanic con la palla alta sulla fascia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. C'è la palla lunga, in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Il pallone arriva a Dzeko.
Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Traversone verso il centro. Prova a saltare il centrocampo. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. Otamendi con il lancio in avanti. Palla giocata alta sulla fascia. Un tocco infelice salva la situazione. Dzeko è stato un po' sfortunato in questa occasione. È mancata sensibilità al suo gesto tecnico e la palla è finita fuori. Pjanic. Dzeko. E trova bene il compagno. Paulo Dybala. Buona la sua progressione palla a piede. Interviene tempestivamente. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova il traversone. Dzeko. Messi sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. Finalmente si sono resi. Il pallone è dentro! È arrivato il gol del vantaggio. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. E il risultato si sblocca, 1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore, ha funzionato. 1-0. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Messi. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Cerca l'uomo là davanti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Fazio. Siamo arrivati al 60esimo. Prova a verticalizzare. Messi. Messi la mette in mezzo. E la palla viene respinta. Dybala. Bella palla, deve approfittarne. C'è fallo. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Barriera piuttosto folta. Il portiere avversario sa benissimo che se gli lasciano un minimo spazio può essere micidiale. Messi! Una parata fantastica. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Il pallone arriva a Dzeko. Prova il filtrante. Riceve il passaggio. C'è il cross basso. Colpisce al volo! Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Mascherano. Decidono di giocarla all'indietro. Gioca una palla lunga. Pallone alto e lungo sulla fascia. Prova il cross. Intercetta il passaggio, pericolo.
C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Kolasinac prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Messi, questa palla è per lui. Ottimo intervento di copertura. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Higuain. Kolasinac prova a giocarla in profondità. E passa! Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Sulla destra. Si libera la grande. Palla al centro. Difficile arrivare sul traversone del genere. La mette sulla fascia. Bell'anticipo, pericolo sventato. C'è la palla lunga, in avanti. Pjanic con il lancio in avanti. Bella palla ad allargare il gioco. Effettua un cross dalla tre quarti. C'è Messi. Messi! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Ha provato a ripetersi. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Cross verso il centro dell'area. Respinta della difesa. Mascherano mette la palla in avanti. Bella rete di passaggi. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Pjanic prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova a metterla subito in aria. Vuole la profondità. Guadagna metri. Vuole il lancio filtrante. Cerca il tiro. Poteva essere l'occasione per il pari. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Spajic di forza. Fazio riconquista la palla. Allarga sulla fascia. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Marcos Rojo è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. La butta in mezzo. Sulla destra. Ha spazio sulla fascia. Se ne va. Cross. Occhio al tiro. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Ha fallito una grande occasione. Speriamo per lui che non se ne debba pentire. Lungo passaggio in avanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. E sarà rimessa con le mani. Kolasinac prova a crossare dalla tre quarti. Prova il filtrante. Palla in profondità per il compagno. Si libera la grande. Colpisce. È un grande riflesso qui. Il portiere la calcia lontano. Prova a verticalizzare.
Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Numero! Cross di Dybala. Messi! Ha fallito una clamorosa occasione. Lulic non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tiro. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Può cercare il taglio in mezzo. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio. Occasione per il contropiede. E passa! Prova la giocata nello spazio. Passaggio intercettato. Fazio. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Fazio. Mascherano. Marcos Royo. Otamendi. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Dopo il primo tempo la partita sembrava...